Perché sei antipatico? Ma che cosa succede? Che sulle banalità poi gli altri rimangono. Sulle cose importanti dove si ledono dei diritti delle persone, noi, davvero, insomma, non mi vengono in mente esempi, ma... La variante di Palazzo del Lavoro. La variante del Palazzo del Lavoro è stata annullata dal TAR e dal Consiglio di Stato. Perché questo? Perché gli uffici, ma non solo gli uffici, la giunta, perché poi c'è una delibera di giunta Monte che va a variare quella cosa lì, ha seguito una procedura che non era corretta, non poteva fare quello che ha fatto. Speravano che nessuno avrebbe fatto ricorso. Quindi il principio del diritto amministrativo è: io l'atto lo faccio, io l'atto amministrativo lo emano. Se nessuno mi dice niente, quell'atto si consolida. Se qualcuno mi dice qualcosa, allora ti faccio. Che se posso aggiungere, aggiungo il lato politico, politicamente anche così. Cioè, magari loro la porcata la fanno. Se si fa casino, esce sui giornali e genera perdita di consenso, allora magari fanno il passo indietro. Se rimane tutto qua dentro, per questo motivo per cui è importante che ci siano, diciamo, noi, ci siano cittadini eletti che seguono e si informano e fanno sapere, se la cosa esce e c'è il rischio di perdere un po' di consenso, allora paura a fare, cioè. Non sembra che abbiano molto paura di perdere consenso, visto che ne acquistano. Guarda, io ho visto, per adesso non voglio fare l'elenco di tutte le cose che abbiamo fatto noi a Torino, però le battaglie che abbiamo vinto non sono tantissime, però le battaglie che abbiamo vinto le abbiamo vinte perché la cosa ha assunto una mediaticità tale per cui la figuraccia che c'era il sindaco era talmente forte che non era venuta più a proteggere quella cosa lì. Quel caso poi della dirigente che è andata a casa perché usava affidamento diretto, dava gli appalti all'azienda del figlio. Questa cosa è una storia scoperta, noi l'abbiamo fatta affrontare, è stata su tutti i giornali, è finita addirittura su Presa Diretta e la dirigente è stata andata a casa, che era la fiduciaria di Fassino, Chiamparino, c'era lì dentro da 15 anni. Ma se io avessi detto semplicemente, se nessuno avesse detto nulla, se in consiglio comunale nessuno avesse sollevato la cosa, se non fosse uscita sui giornali, non so sinceramente se la dirigente se ne sarebbe andata a casa. Detto proprio. Il Parlamento probabilmente non funziona così. Com'è? Il Parlamento probabilmente non funziona così, visto che fanno passare le cose. La Costituzione è un esempio su cui comunque hanno esagerato, andando sui tetti, per tanti è stata un'esagerazione, ma se non ci fosse stato quell'elemento dei tetti, di mediaticità, sarebbe passata probabilmente senza che nessuno se ne accorgesse. Alla fine non è passata. Certo, da opposizione, io ti parlo con esperienza mia, che noi siamo entrati nell'ondata del 2011, quindi siamo entrati in due, eravamo al 5%, quindi erano i tempi. È ovvio che tu hai, come diceva Paolo, hai due ruoli, no? Indirizzo e controllo. L'efficacia dell'80% del mio tempo, io più o meno divido così, che impiego sul controllo è molto molto più alta rispetto a quel 20% sull'indirizzo. Anche perché tendenzialmente la maggioranza, come dicevamo, ha le sue linee programmatiche, porta avanti quelle linee programmatiche, per cui tu da opposizione è più faticoso ovviamente indirizzare, mentre invece il discorso del controllo è molto più facile da fare e anche più efficace, perché la maggioranza tende a dare la sua strada e, come diceva Paolo, magari fa forzature per portare avanti quelle linee programmatiche, tu come opposizione invece fai molto di controllo perché non hai quella linea lì, hai magari i tuoi indirizzi che spesso sono anche diverse dai loro, no? Quindi è un gioco, ci sono due ruoli diversi, ogni tanto si combaciano, per cui capita di poter indirizzare, capita che passino emendamenti, spesso non capita quello, ma capita che invece il tuo ruolo di controllo sia molto utile, tant'è che arriva a fare la deterrente. Il comune, Paolo può testimoniare, per cui dipendente, dopo che è successo tutto questo casino degli affidamenti diretti, quindi degli appalti, eccetera, adesso fanno le gare per le cose da 2000 euro perché hanno un terrore. No, fine esagerato forse, perché alla fine, però comunque fare opposizione, farla bene, controllare ha un ruolo fondamentale anche nel buon funzionamento della macchina, perché fai da deterrente, perché sanno che c'è qualcuno che... Il tutto sta nella conoscenza di questi testi di cui abbiamo parlato oggi. Guardate che è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché poi fra il pensiero e l'azione, nel 99% dei casi la gente non sa quello che fa, non sa quello che dice. È molto difficile, molto difficile. Allora, se voi siete preparati, se voi sapete quali sono le leve giuste, quali sono le cose che devono fare, allora siete i primi ad alzare la mano e dire: guardate che questa delibera non va fatta così. Non è che non va fatta così semplicemente perché io sono contrario come idea, non va fatta così perché la procedura richiede un'altra cosa. Guardate che le linee programmatiche
vanno presentate, non è che io sono favorevole a votarvela, io mi voterò contro le linee programmatiche, ma l'articolo 42, quello che cavolo è, stabilisce che le linee programmatiche vanno presentate in quei termini previsti allo statuto. Qua prevede lo statuto 60 giorni, e qui sono passati 60 giorni. Quando è che le presentate? Sì, perché cioè io vado, non so se ci sono. Non c'è scritto, però è uno degli atti fondamentali primari. Posso immaginare che anche già è il grandissimo approvato a settembre. Sì, però purtroppo questo è un altro problema. Però per le caratteristiche che ha il bilancio, cioè il bilancio che cos'è? È la trascrizione fattiva di quelle che sono le linee politiche. Trascrive dei capitoli, autorizzando la spesa per i dirigenti in determinati capitoli, trascrive quella che è la volontà politica della giunta. E quindi se la giunta vuole, facciamo sempre alcuni esempi così si capisce meglio, se la giunta vuole incentivare l'uso delle biciclette, e nel capitolo in cui si nel capitolo della viabilità in cui si dice costruzione di piste ciclabili nuove mette 0 euro, vuol dire che non vuole incentivare l'uso delle biciclette. Se invece in quel capitolo ci mette 100.000 euro, vuol dire che tra le priorità ci sono incentivare l'uso delle biciclette. E il bilancio è importante per questo. Tant'è che, tra l'altro, aggiungo solo una cosa: il bilancio, quando lo vedrete, che sarà una delle prime cose che vedete del bilancio previsionale, che poi fa ridere chiamarlo previsionale perché ormai si approva praticamente sempre a 6 o 9 mesi di consuntivo, e infatti voi vi troverete un provvisorio che è in 12esimi, perché quando tu sei in esercizio provvisorio, quindi finché non hai approvato il bilancio previsionale, tu sei in quello che si chiama esercizio provvisorio, perché la legge prevede che si approvi entro il 31 dicembre, quindi teoricamente ogni comune entro il 31 dicembre dovrebbe approvare il bilancio previsionale. Poi cosa succede? Che non succede mai, perché a livello nazionale non hanno deciso quanti sono i trasferimenti, non hanno deciso cos'è l'IMU, la TASI, tutte queste cose che conoscerete, e quindi danno le proroghe. Per cui, per esempio, ad oggi i comuni possono andare a approvare il bilancio entro il 31 luglio. L'anno scorso siamo arrivati, se non ricordo male, a ottobre-novembre. Noi abbiamo approvato il 31-10, non sembra fosse novembre. Finché tu non hai approvato il bilancio previsionale, se hai una deroga a livello nazionale, sei in quello che si chiama l'esercizio provvisorio, per cui tu puoi spendere in 12esimi rispetto al bilancio dell'anno precedente. Altrimenti c'è una novità, bisogna spendere in 12esimi in base al triennale. Sì. Sì, che è l'ultimo bilancio che tu hai approvato. Perché ho detto questo? Perché il bilancio non è solo il bilancio previsionale dell'anno. Al bilancio ci sono allegati dei documenti, tra cui il bilancio triennale, quello a cui facevi riferimento tu, per cui finché tu non approvi il bilancio nell'anno in cui sei in corso previsionale, non hai le spese autorizzate, quello che vale è il triennale dell'anno precedente, quindi ti collega quel documento che diceva lui. E poi c'è una relazione, che è quella politica. Non ci sono solo numeri, allegato al bilancio c'è anche una relazione che spiega quali sono gli obiettivi politici divisi per ogni settore, per cui ci sarà la polizia municipale, adesso io in mente quello del Comune di Torino, noi abbiamo un bilancio da 1,3 miliardi, quindi è molto complicato magari rispetto ai comuni piccoli, però è un tomo da 500 pagine dove ogni settore spiega quali sono le cose che vuole fare, che poi vengono tradotte in numeri, che sono anche poi il bilancio diviso per capitoli, che diceva Paolo. Le linee programmatiche, torno all'inizio, sono la partenza di tutto ciò, quindi c'è linee programmatiche con indirizzi politici per i 5 anni, il bilancio previsionale ogni anno che rientra nel bilancio triennale che facevi riferimento tu, e poi ogni anno c'è il consuntivo che invece è la fase di rendicontazione. Quindi questo è più o meno. L'unica cosa che ci sono dimenticati di dire, che vi troverete anche a fare, è che è vero che il bilancio previsionale è l'unico documento con cui vengono autorizzate le spese, e come diceva Paolo, nel momento in cui tu autorizzi 100.000 per le mense, non si può spendere più di 100.000. Ma è anche previsto un altro strumento, che è l'assestamento, tra l'altro obbligatorio per legge entro il 30 di novembre di ogni anno, in cui il consiglio comunale dice: vabbè, non spendiamo 100, ma spendiamo 100. Come stanno andando le cose? Servono più soldi per capitolo? Ne servono meno? Spostiamo? Cosa facciamo? Quindi il bilancio previsionale è l'atto più importante, perché è quello con cui autorizzi. Poi sono previsti appunto un assestamento obbligatorio per legge entro il 30 di novembre, e poi le variazioni di bilancio che possono invece avvenire durante l'anno. Poi voi andatevela a vedere. Comunque il bilancio è composto dal bilancio di esercizio, quello che voi avete, quello di cui stiamo parlando adesso, quello composto dai vari capitoli, entrate e spese, poi strutturate. Il bilancio pluriennale è quello di cui abbiamo parlato, il rendiconto, una serie di
le risultanze, i rendiconti, i conti, è tutto trattato, ecco perché dovete leggerlo, perché è tutto il programma delle dismissioni immobiliari, ad esempio. Nel triennio ogni comune deve dire a quanto ammonta il patrimonio immobiliare del comune. A me è capitato di leggere una delibera in cui mi dicevano di vendere un immobile che io non ricordavo di aver visto, non era nel piano di dismissione triennale approvato prima. Quindi ecco perché dovete studiare a memoria questo testo, perché qui c'è tutto. Se voi non sapete bene questo, se lei non avesse saputo che un immobile non posto nel piano di dismissioni per l'approvazione del bilancio non può essere venduto, banalmente non può essere venduto, lei non avrebbe potuto bloccare. Per carità, che cosa sarebbe successo? L'avrebbero venduto, nessuno magari avrebbe fatto ricorso e, come ho detto prima, l'atto amministrativo si consolida e finisce così. In questo modo, che cosa hanno dovuto fare? Metterlo nel successivo piano di dismissione approvato e poi venderlo, per carità, però devono seguire le procedure. Però mi sembra che ci sia un po' di... Sì, abbiamo dimenticato solo un argomento che sarà importantissimo, che è la relazione delle visioni dei conti, anche legata al bilancio, è fondamentale. Perché dal 170 in poi... Perché spiega, i revisori dei conti devono dire, ovviamente, sono l'organo che garantisce il Consiglio Comunale che va a votare il bilancio, che quel documento rispetta tutti i requisiti di legge, quindi è in pareggio, per cui rispetta dei parametri anche definiti percentuali, eccetera. Come lo vediamo, credo? Chi lo chiediamo? Te lo danno, è un allegato al bilancio. E tra l'altro, ecco, la lotta che io faccio ogni anno, nonostante sia il terzo anno, è di averlo un po' prima nel giorno in cui si va in aula. Molto spesso te lo danno il giorno prima, non so quante, come è successo, ma a me quasi sempre abbiamo il lunedì l'approvazione del bilancio, il venerdì arriva. Ma il bilancio non è 21 giorni prima, la documentazione del bilancio, non sono 21 giorni prima. Cioè deve mettere 21 giorni da quando la giunta lo delibera e il consiglio lo approva, devono passare almeno 21 giorni. Ma il parere dei revisori dei conti è un allegato al bilancio che arriva dopo, perché loro lo recepiscono dalla giunta e lo devono parere a me. A me arriva sempre il giorno prima, sempre. Credo che ci fosse... Sì, io volevo chiedere, il bilancio non è tutto uno strumento politico, nel senso, cioè la parte è divisa in parti, come dicevate voi, con il bilancio di esercizio è una parte in cui non si può permettere di dire non do niente. Invece sì, cioè allora il bilancio è il documento politico per eccellenza, perché nel bilancio la volontà dell'amministrazione diventa cosa concreta, un fatto concreto. È composto di diverse parti, come abbiamo detto, c'è una parte più narrativa che è la relazione al bilancio, per cui ogni servizio, ci sarà il servizio delle mense, che dirà delle scuole, che dirà quest'anno vogliamo fare questo, vogliamo implementare la qualità, vogliamo fare una nuova gara, vogliamo spendere di meno, vogliamo far pagare di più le famiglie, di meno le famiglie, eccetera, eccetera. Questa è la parte più narrativa di relazione. E poi si va alla parte più tecnica, cioè proprio numeri. Nel capitolo inizio abbiamo messo X euro e quello è. Però per esempio nei costi dell'indipendente del comune. Ci sono delle cose che appunto richiederanno, ecco perché poi negli emendamenti sono richiesti quei due pareri dei responsabili dei servizi e il parere della ragioneria. Perché? Perché se io impazzisco e dico domani mattina voglio raddoppiare lo stipendio a tutti i dipendenti comunali. Parere tecnico non accoglibile, non è possibile. Perché non è possibile? Perché esistono dei contratti collettivi di lavoro, perché esistono dei nazionali, perché esistono delle cose che non consentono di fare questo, oppure al contrario, il comune di Torino ha 10.000 dipendenti, lei domani mattina approva il bilancio e dice bene, 5.000 licenziati a casa. O 5.000 su. O 5.000 su. Non è possibile, proprio non è possibile, è un emendamento che quando lo leggono dicono non accoglibile, perché tecnicamente non è ricevibile. Poi ribadisco, il tema soprattutto per i consiglieri che sono qui, il tema dei pareri è veramente molto complicato, perché è vero, dovrebbero essere prettamente tecnici, poi ogni realtà è diversa, io non so per dire a te Marco se hai questi problemi, però in realtà hanno anche una valenza politica, perché in aula se il parere tecnico è sfavorevole, tu puoi dare tutte le motivazioni migliori del mondo, ma te lo bocciano, perché è facile bocciare un emendamento che... Quindi il parere, per dire da noi, in comune capita molto spesso che ci siano anche battaglie in aula perché si
si va a contestare quel parere perché in realtà è politico e non tecnico. Perché, tra l'altro, noi discutiamo spesso, e poi chiudo, ve ne accorgerete presto, quando noi parliamo di cassa e si pensa soprattutto a livello nazionale, a livello locale, io parlo per la mia esperienza, i veri gestori di potere sono i dirigenti e i funzionari, e hanno spesso, perché gli assessori non sono tanto competenti, hanno in mano anche decisioni politiche, perché possono manipolare facilmente gli assessorati. Quindi il parere, che dovrebbe essere prettamente tecnico, come diceva Paola, a me è successo nella delibera che ho proposto, che è ferma, in cui proponevamo un sistema nuovo per erogare i contributi alla cultura, mi è stato parere tecnico sfavorevole su una cosa che in 10 comuni Italia viene attuata. Quindi perché? Perché quella cosa gli toglie il potere al dirigente di dare il contributo un po' come crede. Ora io non dico che l'abbia fatto per forza in malafede, ma diciamo che se lì magari dai parere sfavorevole, quello devi andare tu a contestare, cosa che noi abbiamo fatto. Però è molto potente il meccanismo del parere, che non è, che tra l'altro l'assessore ti dirà io non c'entro perché lo dà il dirigente, è vero, è un parere tecnico che però evidentemente, soprattutto in certi casi, ha valenza politica. È ovvio che quando si tratta di una copertura di 100.000 euro non ci sono, è prettamente tecnico. Se si tratta di dire ma questa cosa entra troppo nel dettaglio, questa cosa ha una valenza politica, eccetera eccetera, allora diventa anche, come diceva Paolo, non c'è solo bianco e nero, c'è grigio, nel grigio ognuno tira un po' dove crede. Quindi fate molta attenzione ai pareri. Tanto un pochettino per scendere con i piedi per terra, io sono stato un anno e mezzo in comune e ho sbattuto il naso contro una miriade di irregolarità formali su cui, vabbè, si poteva anche chiudere un occhio, ma diciamo una decina invece di irregolarità sostanziali, gravi. Voi avete sempre accennato il fatto delle delibere che si ritengono irregolari, che bisognerebbe portarle a tale. Il problema è che per comuni piccoli, cioè per noi sostenere spese di 600-700 euro per mandare le delibere al TAR è infattibile. Quali altre strade ci possono essere? Cioè, io non so, fare una relazione e la mandare al prefetto? Il discorso è che, per dire, se hai la possibilità di attaccarti al discorso, ad esempio, del danno erariale, eccetera, puoi passare dalla Corte dei Conti, l'esposto è più facile da scrivere, cioè, perché io non ho scritto gli esposti e non è che sia particolare, non sono esperta di diritto amministrativo, però l'esposto è più semplice, lo puoi fare probabilmente. No, ma io per esempio semplicemente dicevo, voglio che questi documenti siano mandati alla Corte dei Conti perché vanno. Ecco, per esempio, è uno degli strumenti che utilizzo di più anch'io, perché è veloce, devo dire che vabbè, bisogna vedere la relazione dall'altra parte, però. Per il resto non hai grazie. Perché ho gli atti amministrativi possono essere, adesso utilizzo una terminologia non tecnica in modo che quasi tutti capiate, gli atti amministrativi possono essere annullati da due organi, o dallo stesso organo che ha emanato l'atto, qualunque sia, che si chiama autotutela, quindi il dirigente che ha emanato determina e si accorge che la determina è sbagliata, viziata, eccetera eccetera, il vigile che veramente ha fatto una multa e si accorge che quella multa è sbagliata perché la macchina era posteggiata nel posteggio per disabili, lui non ha visto che c'era il contrassegno per disabili perché magari era un po' coperto, ha fatto la multa, poi arriva il proprietario e dice guarda, no, c'è il contrassegno, il vigile la può annullare la tutela perché dice no, il contrassegno c'era. Ecco, perché in quel momento il vigile è un organo amministrativo, emana un atto amministrativo specifico che è la comunità di contravvenzione. Oppure vengono annullati la giustizia amministrativa, che è composta da due gradi, TAR e Consiglio di Stato. Quindi il consigliere comunale, ma non solo il consigliere comunale, qualunque cittadino residente nel comune, la decadenza di quota è partita non perché dei consiglieri regionali hanno fatto ricorso, ma dei semplici cittadini a norma di legge hanno fatto ricorso al TAR e di lì è partito tutto. Semplicemente erano residenti in Piemonte, quindi aventi diritto di
entrare nella querelle elettorale delle elezioni piemontesi. La stessa cosa un cittadino di Caselle. Un cittadino di Caselle ha diritto a fare ricorso contro una delibera, sempre che la delibera le dà un suo diritto, ovviamente. Se è un regolamento, no. Il regolamento, uno non può ricorrere contro il regolamento finché questo regolamento non lo va a toccare. Se uno fa un comune impazzisce, fa un regolamento edilizio per cui dice tutte le case che hanno più di un piano devono essere abbattute perché devono stare lì così tutte ad un piano, allora a quel punto io una casa di due piani no, aspetta un momento, faccio ricorso, ok? Se il parere tecnico è negativo, non c'è un altro, si può dare il tutto ad uno studio, allora, quanto vale? Allora, questo sono un po' casi di scuola. I pareri tecnici, la legge, la 267, dice che vanno chiesti i pareri tecnici, non che i pareri tecnici devono essere favorevoli. Attenzione. Sì, nel senso, allora, che cosa succede? Che cosa succede? Se il parere tecnico è sfavorevole, l'organo che emana l'atto, sia esso il consiglio comunale, la giunta o il sindaco, può decidere di approvarlo lo stesso. Può dire, cari signori, secondo me non me ne frega niente, io mi prendo la responsabilità e lo approvo. A quel punto però ha la piena responsabilità di quell'atto, soprattutto la responsabilità amministrativa che, tradotto in termini linguaggio volgare, è la responsabilità di danni proprio dei soldi. Per cui se io ho adottato una delibera contro un parere sfavorevole dei miei responsabili dei servizi e della ragioneria, che mi dice no, guarda che questa delibera manda in deficit il comune, voglio fare i fuochi d'artificio, sono a Caselle, alla festa patronale voglio fare 10 milioni di euro di fuochi d'artificio, non me ne frega niente, voglio un grande botto, fuochi d'artificio, no, non possiamo perché non abbiamo questa copertura, non me ne frega niente, lo faccio lo stesso, il sindaco approva, fisicamente vengono fatti lo stesso, il comune che cosa dovrà fare? Il comune avrà un danno da questa cosa. Il danno chi lo paga? Il responsabile dei servizi? No, perché ha dato un parere negativo, lo pagherà il sindaco e la giunta che ha approvato quella delibera. Ma io personalmente in 3 anni non ho visto niente passare con parere tecnico sfavorevole. È praticamente impossibile. Credo che a livello italiano sia un caso di sfavorevole. No, no, favorevole, sì, no, sfavore proprio per questo motivo qui, perché poi vengono, succede qualcosa, sei tu responsabile soprattutto col tuo patrimonio. Sì, volevo tornare al discorso di prima sui dirigenti, perché mi sembrano veramente questi elementi importantissimi in tutta questa questione. Come si diventa dirigente? Attraverso concorso, suppongo. Naturalmente commissioni definite. Ci sono due tipologie di dirigenti, ci sono i dirigenti a tempo indeterminato, semplifico, che sono tutti assunti tramite concorso, poi bisognerebbe entrare nel merito di come sono fatti i concorsi, però sono tramite, cioè noi a Torino abbiamo vissuto, ma lo dico perché porto esempi pratici, noi a Torino abbiamo vissuto quello che è stato da tutti chiamato concorso farlocco, un concorso truccato, tant'è che il Consiglio di Stato lo ha annullato e i dirigenti sono decaduti, cioè per farvi, dopo il comune andava avanti dicendo che il concorso era corretto e alla fine il Consiglio di Stato ha annullato il concorso perché era stata parziale la commissione valutatrice scritta dal Consiglio di Stato e quindi sono stati annullati i dirigenti, però teoricamente nella pratica i concorsi si spera fatti bene. Poi ci sono delle figure che sono sempre dirigenziali, che sono fiduciarie, come il caso a cui facevo riferimento prima, che sono figure con cui il sindaco può decidere, la giunta, di nominare un dirigente a tempo determinato che cade nel momento in cui cade la giunta. Sono i cosiddetti, in modo volgare, i bassanini. Sono previsti dall'articolo 110 della 267. Cioè, tipo Vaciago, per tornare. Bravo! Il tutto parte sempre di qui. Quindi ecco perché ribadisco il concetto di qui sopra. Articolo 110. È un combinato disposto tra questo e poi la 165, che è la grande normativa sui dipendenti pubblici, il lavoro all'interno degli organismi pubblici. Comunque si stabilisce che esiste una percentuale individuata attorno al 5% del numero di dirigenti di mente. Diciamo che fra il 5 e l'8, perché per i ministeri sono comunque, diciamo che il 5%, ci sono
faccio un numero dei dirigenti che ci sono, questi possono, di nuovo, se lo statuto, articolo 110,1, lo statuto può prevedere che la copertura dei posti responsabili dei servizi e degli uffici di qualifiche dirigenziali possa avvenire tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restanti i requisiti richiesti da qualifica da ricoprire. Che cosa vuol dire questo articolo? Che se il comune di Chivasso, nel suo statuto, prevede di avvalersi di questa facoltà, all'interno del quadro normativo della 165, cioè del 5% della copertura della pianta organica, ci sono 5 dirigenti, ci sono 5 dirigenti, sono pochi, non si parla per percentuale, ci sono 100 dirigenti, 5, 6, ecco, noi abbiamo 123 dirigenti, 5 possono essere nominati con questa formula qui, cioè al massimo. Al massimo. Qual è il motore che genera questo dirigente? Se il motore ordinario è l'articolo 86-89 della Costituzione, la quale dice che per accedere ai posti di lavoro della pubblica amministrazione si accede tramite concorso. Quindi io per entrare in un posto pubblico devo superare un concorso. Questo concorso ovviamente può avere diverse caratteristiche a seconda del ruolo che si ricopre, perché i ruoli più bassi, classificati adesso con lettere A e B, normalmente si accedeva tramite chiamata diretta del collocamento, erano persone con problemi motori piuttosto che psichici, eccetera eccetera, sono i cosiddetti fattorini, quelli che magari vedete da qualche parte, e giardinieri eccetera, e dite ma questo qui, quelli lì vengono assunti. Poi si può fare un ragionamento su come è stato gestito il lavoro pubblico in Italia, però ritengo che un ruolo di un certo tipo di ammortizzatore sociale sia anche necessario, perché un determinato tipo di lavoratori nelle aziende private non potrebbe fare niente, non sono da relegare all'assistenza perché dovrebbero stare a casa o in istituto a non fare niente tutto il giorno, qualcosa possono fare, e questo qualcosa, anche se non vale quanto vengono pagati, ha una valenza sociale che il pubblico, secondo me, si deve assumere. Tolti questi livelli, tutto il resto si accede tramite concorso, quindi è la Costituzione che direttamente promana verso questi soggetti e li fa accedere ai posti di lavoro. Qual è la figura, qual è il motore che fa attivare i dirigenti bassetti? Dovrebbe. La fiducia, punto. La legge consente che la giunta, il sindaco e la giunta possano scegliere un determinato numero di persone, ridotto al 5%, in base a fiducia. Cioè, il sindaco si fida di Tizio, fatti salvi i requisiti, fermi restanti i requisiti richiesti alla qualifica da ricoprire, cioè se devi fare il dirigente delle infrastrutture, devi essere laureato in ingegneria, iscritto all'albo, non lo so, adesso faccio alcuni esempi, perché se io ti chiamo a Chivasso per progettare il nuovo ponte, se tu mi progetti mai il nuovo ponte crolla, mi sembra logico questo. Se io ti chiamo come responsabile dell'avvocatura, devi essere un avvocato, perché se ti chiamo te che è la terza media, potrei essere la massima fiducia da parte mia, ma magari non difenderai bene il comune in giudizio, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso, recentemente, il nuovo decreto del governo vuole togliere questo requisito, per cui c'è solo più la fiducia, per cui io posso prendere chi voglio per cui nomino, adesso faccio un esempio che non c'è niente con gli enti locali, però nomino come primario anestesista lui, perché mi fido, anche se ha la terza media e non ne sa nulla, lui mi fate di operare da lui, perché ecco. Quindi questa è una cosa molto, molto grave, perché quando io dico queste banalità sui ruoli più tecnici, tutti siete d'accordo. Quando io vi dico che per progettare un ponte bisogna essere ingegnere e fare i calcoli del cemento armato, non credo che uno possa dirvi che non è d'accordo. Esattamente come se io devo fare l'avvocato, devo essere laureato in giurisprudenza e iscritto all'albo, nessuno può dirmi no, non è vero. Quando invece si va in ruoli più amministrativi, più quasi politici, allora molto spesso si pensa che non esista professionalità.
non esiste la professionalità, non è vero che non esiste la professionalità, perché il diritto amministrativo bisogna conoscerlo, perché gli enti locali bisogna conoscerli, perché bisogna aver fatto un determinato percorso, non è che tutti si possono improvvisare. Allora l'inserimento, per un semplice moto fiduciario, di figure, seppur a tempo determinato per il mandato del sindaco, che però non abbiano un minimo di professionalità, vuol dire non solo legare a doppio mandato questo dirigente che non è più indipendente, ma dipende funzionalmente dal sindaco, perché è lui che l'ha nominato e quindi è lui che se l'è portato dentro, ma non è anche più quell'indipendenza cognitiva per poter dire questa cosa rispetta la legge oppure no. Per cui che parere mi dai? Favorevole, ti ho nominato io, o mi dai parere favorevole, ti caccio, detto molto banalmente. Però guardate che il problema è questo, è l'indipendenza. Un paese come l'Italia ha le leggi perfette, dovrebbe funzionare con le persone non solo che le applicano ma che le conoscono, perché se io non le conosco le leggi e creo dei legami che intasano questo sistema, alla fine si arriva ai dirigenti che ti danno pareri più o meno politicizzati, perché magari il concorso è stato più o meno spinto o perché eccetera eccetera, perché si crea un po' di connivenza, perché non è brutto trovarsi dall'altra parte qualcuno che poi ti dica non stai sbagliando. Questa è la questione. Non so, che quale contrappeso c'è nel caso di un dirigente, chiamiamolo così, assunto in maniera temporanea, che dà sempre, ipotizziamo, un parere favorevole a una richiesta del sindaco piuttosto che, cioè, nessuno, cioè gli strumenti sono quelli ordinari che abbiamo detto, cioè se questo dirigente emanasse degli atti palesemente in violazione di norme, di leggi, di regolamenti o per eccesso di potere eccetera, si fa ricorso al TAR. Sì, diciamo che tendenzialmente questi dirigenti fiduciari, c'è stato un abuso negli ultimi anni, adesso è un po' diminuito, nel senso che, ma anche abuso sul discorso dei requisiti. Per dire, da noi c'è stato il caso, magari l'avete letto, del portavoce del sindaco che senza laurea l'hanno messo dirigente con questo, a seguire questo articolo 110 comma 2, interpretandolo come una, diciamo che tendenzialmente vengono utilizzate per figure più politiche, cioè come diceva Paolo, effettivamente teoricamente tu dovresti avere l'organo politico che è totalmente distaccato dall'organo amministrativo che è dirigente. Già solo l'esistenza di questa figura, che è dirigente nominato sulla base fiduciaria, sovrappone le due cose. E tendenzialmente questi dirigenti, ti parlo per esperienza al Comune di Torino, ma tu sei da tantissimi anni, quindi magari non lo puoi confermare, se 15 anni, sei lì, vengono utilizzati soprattutto per quelle dirigenti che hanno un ruolo tendenzialmente più politico. Non dovrebbe esistere, però, ad esempio, il portavoce del sindaco, che tu dici, ma perché devo avere un dirigente che fa il portavoce del sindaco? Per dare uno stipendio più alto, perché poi alla fine, questo non l'abbiamo detto, ma gira rigira, la differenza tra un dirigente a un livello più basso è ovviamente lo stipendio. Quindi spesso queste figure dirigenziali, fiduciarie, vengono anche utilizzate come strumento per giustificare uno stipendio più alto. Sì, volevo, cioè, tipo quello che aveva fatto Renzi, il danno erariale alla provincia di Firenze, no? Sì, aveva fatto assumere quella che non aveva i requisiti. Anche a Bologna è successo, solo a Torino l'hanno fatto l'esposto e non è successo. Però la stessa cosa. La cosa è appunto, il punto di partenza è sempre quello. Anche se sono sindaco e anche se c'è una legge che me lo consente, io devo rispettare la legge. La legge però non è mai così dettagliata, non entra nello specifico, non utilizza un linguaggio come quello che usiamo noi, utilizza un linguaggio tecnico che va sempre interpretato. Che cosa succede? Esulando dal caso di Torino, facciamo il caso di un comune della Toscana che ha fatto una cosa analoga, cioè il sindaco e la giunta hanno nominato in un ruolo dirigenziale di direttore generale di questo comune un signore che magari professionalmente bravissimo, quindi nessuno ha mai messo in dubbio la sua professionalità, ma mancava del requisito oggettivo della laurea. E dato che per diventare dirigenti della pubblica amministrazione ci vogliono due requisiti fondamentali, la laurea e 5 anni di anzianità precedenti in ruoli funzionari eccetera, per l'accesso alla dirigenza, quindi da funzionario in su, questo non aveva il requisito della laurea. Che cosa ha fatto il TAR? Ha annullato
l'atto amministrativo, nella fattispecie la delibera, la giunta ha fatto una delibera per assumere questo, ha annullato la delibera dicendo che era viziata perché non aveva quei requisiti fondamentali e ha sanzionato come danno erariale il sindaco e la giunta per il danno provocato al comune. Che danno ha provocato al comune? Ma che danno avrà mai provocato? Ha provocato il danno dello stipendio, gli hanno pagato X decine di migliaia di euro, credo che complessivamente facesse una roba come 600.000 euro o roba del genere, diviso 40% il sindaco che ha dovuto pagare e 60% diviso fra gli altri assessori che hanno approvato quella delibera, perché quella delibera ha causato un danno alla città. Che cosa fa l'amministratore pubblico? Che cosa fa l'amministratore pubblico? Di norma ha un'assicurazione, anche voi come consiglieri comunali, il ruolo dei consiglieri comunali è molto molto più tutelato rispetto all'altro, agli altri però anche voi una piccola assicurazione sulla responsabilità amministrativa magari ce l'avete o la farete. Perché? Perché magari voi potrete arrivare ad approvare il bilancio, non vi faccio due esempi concreti, il comune... Alessandro, vi faccio l'esempio di Alessandro, di una persona che conosco che ha fatto consigliere comunale, il consigliere comunale di opposizione ad Alessandria, ma ha votato il bilancio. Gli hanno chiesto, gli hanno pignorato la casa e adesso sta ancora pagando, giunto lo stipendio, la casa, ha portato via tutto. Provato, lui ha votato sì. Infatti, io non mangio l'opposizione, non vota il bilancio. Quindi, ripeto, andatevi a leggere questo, ma voi siete amministratori e avete la responsabilità degli amministratori. Quindi ogni volta che voi alzate la manina e votate qualcosa, voi vi state assumendo una responsabilità personale, patrimoniale, oltre che penale, se votate le cose che vanno contro il diritto penale, di quello che state votando. Per cui, cari signori, io fossi in voi un'assicurazione la farei, dopodiché fate quello che volete. Non vendo assicurazioni, quindi non è un consiglio perché voglio la percentuale. Chiedendo al vostro segretario. Possiamo rivolgerci a Silvio sapere se già tutti gli amministratori hanno già una piccola assicurazione. Sì, sì. Di norma tutti i comuni stipulano una. A Torino tu non so se l'hai sottoscritto, ma costa proprio poco. L'hanno sottoscritta per tutti, hanno sottoscritto una polizza base per tutti. E poi chi vuole aderisce, ma è un euro. Dovrei. 30 euro all'anno, 50 euro all'anno. È una cretinata. Ma noi le fa direttamente il sindaco perché assicuratore. Allora andate la sindaco. Sindaco assicuratore, sto parlando dell'assicuratore e non del sindaco. Caro assicuratore, fammi la sera polizza, fammela pagare poco perché sto parlando col sindaco. E via. Sì, volevo solo tornare un attimo al discorso del bilancio. Se non sbaglio, questo bilancio di previsione dovrebbe essere l'ultimo bilancio che approviamo con la vecchia legge. Sì, poi magari prorogano ancora. Dal 2015 dovrebbe anche cambiare. Adesso, il modo con cui i comuni... Adesso c'è un misto di competenza cassa, cioè quando tu fai un bilancio per competenza tendenzialmente semplifico molto, però per competenza vanno tutte le cose tipo l'IMU, le imposte, le tariffe eccetera, per cassa vanno invece le entrate tendenzialmente una tantum, cioè io in bilancio metto effettivamente l'entrata e quindi posso spendere quei soldi quando vendo l'immobile, non perché penso di venderlo l'immobile, cioè io ho una casa che vale 100.000 euro, penso di vendere per 100.000 euro, ma quei 100.000 euro in spesa li posso utilizzare solo quando effettivamente incasso, principio di cassa. Principio di competenza invece è l'IMU, mi si riferisce al 2013, se la pago a gennaio 2014 comunque competenza 2013, quindi nel bilancio, questo vale soprattutto per le entrate tributarie, io quei soldi li posso comunque impegnare come spesa nell'anno anche se non li ho ancora incassati. Quindi oggi c'è un misto tra, questo molto semplificando, tra competenza e cassa. L'azienda privata va per competenza, il pubblico va per cassa tendenzialmente. Adesso si stanno un po' allineando, per cui teoricamente il nuovo sistema di contabilità pubblica, dico teoricamente perché doveva entrare nel 2013, entra nel 2014, adesso dico nel 2015. E c'è anche il problema dei residui. Era 118-2011? Com'è? Era la 118-2011? Tanti anni, adesso non so se c'è. È il grande problema dei residui, ma adesso non so se questa è la sede, l'ora, quindi entrare nei dettagli sì. Finanziari così, piuttosto si farà un altro incontro, non so. Il comune di Torino, ad esempio, si è trovato una marea di residui. Un miliardo e cinque. Che cosa sono i residui?
sono tutte quelle cose, quei soldi che io ho previsto di incassare ma non ho ancora incassato, che su cui però ho impegnato, cioè io è il buco vero e proprio, cioè sono poi come ho aggiustato con una serie di anticipazioni di cassa, però se io ho un capitolo, banalmente come diceva lei, delle alienazioni immobiliari, una volta che io ho posto in un capitolo del bilancio, dell'avere, del bilancio comunale, 1 miliardo di euro di vendita di immobili, io per come è fatta la finanza in questo momento, la contabilità in questo momento dentro al comune, non devo avere 1 miliardo di euro in cassa, basta che io abbia scritto 1 miliardo di euro in quel capitolo per mettere dall'altra parte 1 miliardo di euro di spese. Adesso non è proprio così, perché l'alienazione di immobili non può essere messa in partita in spesa corrente. Faccio un esempio più semplice, scusami. Le multe, per legge, tu puoi scrivere a bilancio quanto prevedi di ottenere dalle multe. Non è detto che poi tutte quelle multe le incassi, perché magari quello che si è preso la multa la paga, non la paga, devi rincorrere con la Soris, alla fine scopre che è 40% di quello che tu però li devi mettere, cioè non è discrezionalità, cioè la legge dice che tu devi iscrivere queste cose qui. Quindi queste finiscono come? Che tu hai previsto l'entrata di 100, non, perché vanno in ambito di competenza e non per cassa, hai impiegato spesa per 100, ma poi in realtà ne hai incassati 40 perché il cittadino l'ha pagato, e quello alimenta, è la cosa più difficile del bilancio, comunque il meccanismo dei residui attivi e passivi. Attivi sono se dovevi incassare, non hai incassato, passivi sono i debiti a fornitori che ti rimangono in piedi, praticamente rimangono lì. Perché non è stato fatto il passaggio a questo nuovo sistema che prevede praticamente che il pubblico funzioni come il privato, che funziona per competenza, per cui non per cassa ma per competenza? Perché tutti i comuni, per dire il Comune Torino si porta dietro 1,3 miliardi di residui, quindi una cifra enorme, considerando che il bilancio del Comune Torino vale 1,3 miliardi, praticamente il bilancio di un anno, e passare da un sistema all'altro vorrebbe dire fare esplodere questo buco praticamente, tant'è che 3 anni, ma forse 2, nel secondo anno, che tu l'avrai anche visto Marco, a bilancio ti obbligano a stanziare un fondo del 20%, se non ricordo male, che va ad abbattere questi residui. Quando i comuni negli anni avranno probabilmente abbattuto a sufficienza questi residui, secondo me, a questa mia ipotesi, farà il passaggio effettivamente a questo nuovo sistema. Quindi si sta lavorando per arrivare a quello, ma continuano a rimandarlo perché genererebbe, a parte il discorso buchi, ma anche dal punto di vista proprio della struttura, cambiare il sistema contabile è una cosa veramente complicatissima. Cioè magari per un comune piccolo è più semplice, per un comune come Torino vuol dire proprio rivoluzionare. Il problema è che adesso siamo in Italia uguale. Io lavoro in CIF, quindi vado nei comuni a fare proprio le cose. Sì, perché adesso siamo nel sistema misto, un po' cassa, un po' competenza. Abbiamo delle aspetti che sono già gestiti con la contabilità nuova, invece il bilancio continua a essere gestito. La competenza. L'ultima volta che ero in commissione bilancio, si è parlato di questa cosa, sarà 3 o 4 mesi fa, e effettivamente si parlava di 2015. Però sinceramente, secondo me... Non lo so, tante volte ho sentito 1 gennaio e poi hanno prorogato. Ho una domanda adesso in merito alle commissioni, è un discorso che è uscito ieri sera proprio in consiglio e che non è molto chiaro. Il sindaco e la giunta possono far parte della commissione? No, a me. Allora, possono partecipare ma non sono membri della commissione. Far parte. Attenzione, dipende da... Sì, cioè in via ordinaria sì, però i comuni sotto i 15.000 abitanti... Sotto i 15.000? I comuni sotto i 15.000 abitanti, i sindaci sono i sindaci. Gli assessori sono anche consiglieri comunali, perché non è data l'incompatibilità da 267. Ecco. Attenzione, a meno che non sia previsto lo statuto. A meno che non sia previsto lo statuto, perché se un comune sotto un comune di 10.000 abitanti, nello statuto stabilisce che c'è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e assessore. Però in via ordinaria non c'è l'incompatibilità da 267. Consigliere assessore. In questo caso qui. Di nuovo è lo statuto che disciplina la costituzione in commissioni ed è lo statuto che stabilisce come sono composte le commissioni. Per essere consigliere comunale lui ne può far parte. Che cosa farei io dovessi scrivere lo statuto di un comune del genere? Direi che fanno parte di
diritto delle commissioni competenti i consiglieri assessori per le materie di loro competenza. Cioè, se io sono consigliere comunale e faccio assessore alla cultura, sono iscritto obbligatoriamente alla commissione cultura del consiglio comunale. Questa è la via che metterei io, ma non metterei la presidenza. La presidenza dovrebbe essere di un altro consigliere, ovviamente, per distinguere i due ruoli di assessore. E il sindaco invece, che non è consigliere, perché il sindaco è consigliere, è consigliere di anche quelli più difficili. Allora parliamo di questo. Okay, no, il sindaco non fa mai parte. E invece... è invitato in tutte le commissioni, ma non ne fa mai parte. E invece l'hanno messo in mezzo. Ieri sera in votazione... Però non è una via ordinaria. Allora, io ho assistito membro di commissione. Allora, io ho assistito... Che tra l'altro abbiamo votato nel casino, perché diciamo, c'era un po' di casino, quando si hanno detto i nomi dalla maggioranza, c'è un po' sfuggito, veramente, c'è un po' sfuggito. Io stavo avevo uno che mi stava parlando insieme. Vota, sì. Però, ad esempio, il voto in commissione di noi è disciplinato lo statuto. Le commissioni del Consiglio Comunale non sono commissioni come quelle che ci sono alla Camera e al Senato, cioè non c'è nessuna commissione che ha potere di deliberare, sono tutte in sede istruttoria, in cui si viene fatta l'istruttoria della delibera, poi è l'aula che la vota. Detto ciò, che cosa fa il Comune di Torino, per fare un esempio? Dato che non sono mai voti per approvazione degli atti, ma sono semplicemente voti per mandare l'atto all'esame dell'aula, basta un membro di quel gruppo consigliare che voti con il peso di tutto il gruppo. Quindi se uno ha la maggioranza, non so se... Uno del PD vota per sé. Noi l'abbiamo proposto ieri sera, quello che ci è uscito anche il discorso, di noi siamo in quattro posizioni, di avere la proporzionalità con la maggioranza. E allora si è scatenato il discorso di essere in 12 in commissione, perché così recita il nostro statuto, non è previsto il voto ponderato. Allora, è un membro che poi... Cioè, in base alla... Ma questo ve lo dico per esperienza, perché io entrai così a occuparmi di questioni politiche a Torino. Il Consiglio Comunale di Torino, a salvaguardia dei gruppi più piccoli, che cosa aveva previsto lo statuto? Da noi ci sono 5 commissioni. Comunque all'epoca erano 5. Lo statuto prevedeva che per i gruppi consigliari composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni potessero questi nominare un numero di, venivano chiamati gli esperti, che non potevano per legge sostituire il consigliere comunale, ovviamente qui non potevano votare, ma facevano tutte le funzioni di dibattito all'interno della commissione che poteva fare il consiglio comunale in assenza del consiglio comunale. Ha una ratio questa norma. Qual è la ratio? Se siamo solo in 3 e ci sono 5 commissioni e queste 5 commissioni sono convocate tutte e 5 contemporaneamente, questi 3 come fanno a stare in 5 commissioni? Non ci stanno. Servono 2 supplenti che, dato che la legge non ti consente con lo statuto di derogare alla legge, perché lo statuto è inferiore alla legge come scala gerarchica, ma noi gli diamo la possibilità di parlare, non in aula, perché non in aula, perché in aula si vota, in commissione non si vota. Quindi questi qui intervengono in commissione istruiscono le pratiche, diranno qual è il punto di vista del gruppo che li ha nominati, riferiranno al consigliere quando la cosa andrà in aula, e in aula ovviamente si giocherà con i numeri che ci sono. È una clausola di maggior salvaguardia per i gruppi piccoli. È casino. No, per noi è un bel casino, perché ormai siamo già in fase di avviamento delle commissioni, adesso 3 sono già avviate con 12 persone. Beh, una delibera modifica la commissione. Si può tornare indietro. Certo. Una delibera. Però questo l'ha previsto lo statuto. Il problema è quello, che bisogna fare modifiche di regolamento prima. Lo statuto può essere modificato con una maggioranza qualificata. Cioè, lo statuto è del regolamento. Ma infatti dovremmo lavorare proprio sulla modifica. Adesso ieri sera si era proposto il discorso del voto ponderato. Serve la maggioranza qualificata. Sì. Certo, però tanto è una cosa proprio di consiglio, certo. il problema è proprio di consiglio. Perché è una cosa noi abbiamo 7 commissioni. Appunto, è una cosa che se viene, anche perché vi ricordo solo l'articolo 44 che è fatto apposta, garanzia delle minoranze e controllo consigliare, c'è un articolo apposito che non entra nello specifico, ma dice: lo statuto prevede forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, ad esempio attribuendo alle opposizioni
la presidenza delle commissioni consigliari di funzione di controllo di garanzia ove costituite, il consiglio comunale può istituire commissioni di indagine, eccetera, eccetera, questo è il secondo comma. Quindi, qual è la ratio se dovete proporre in modifica dello statuto del regolamento dicendo, cari signori, ovviamente in forma volontaristica, cioè uno che fa una cosa del genere non percepisce i gettoni di presenza, non percepisce niente, perché non è previsto la legge, non gli si possono proprio dare, non è che voi lo fate solo perché noi non vogliamo dargli, anche se voi voleste, la legge non ve lo consente. Quindi noi siamo in 3, le commissioni sono 7, ci mancano 4 persone, se noi trovassimo 4 persone competenti, che qual è la razza? Che vogliono dare una mano e contribuire con il loro lavoro, l'attività e supportarci. Riusciamo a trovare uno strumento all'interno dello statuto e del regolamento per includere nel lavoro senza travalicare quelli che sono i limiti normativi della legge? La risposta è sì, ad esempio Torino. Comunque voi avete il nostro statuto, avete sicurezza. Sì, non può. Paolo, giustamente dice che in commissione non si vota normalmente. Diciamo che sulle questioni un po' più complesse, ti dico per esperienza, una persona esterna ti può sostituire se è sempre presente, se vuoi sempre i lavori, per dire, non è che puoi pensare ogni volta di mandare una persona diversa, certo, perché se diventa molto complicato. Non ti può sostituire nel votare quando ci sono delibere complesse. Noi, ad esempio, non so, davvero, noi in comune si vota quasi sempre per liberare per l'aula, perché la delibera va in consiglio, poi dal consiglio va alla commissione, la commissione analizza e poi la commissione dice ok, è pronta per andare in aula, e questo è un passaggio formale necessario, e si vota. E chi ti sostituisce comunque non potrà mai avere il diritto di voto. Quindi per alcune commissioni, ad esempio la commissione bilancio, probabilmente è impossibile farti sostituire, la commissione ambiente, dove magari ci sono meno delibere, c'è più parte politica, invece è molto più importante. La commissione cultura, non so, dipende dalle commissioni, non so, per dire, da noi la commissione 1 che bilancio, personale, programmazione, la commissione 2 che urbanistica, delle varianti, difficilmente potrete sostituire perché si vota spesso e perché comunque sono invece su altre commissioni sì. Però se vai sul sito del Comune Torino lo trovi. Sì, dovevo fare questo, dovevo fare un po' di ricerca. Ma noi come più piccoli, cittadini piccoli non votino. Ci sono domande, no? Se finisce l'assemblea, la commissione si va. Ma era proprio questo il dilemma che abbiamo, perché noi abbiamo un po' dibattuto in sede di consiglio proprio sul ruolo delle due commissioni permanenti che ha sempre. Una su ambiente e territorio e quell'altra su affari generali. Il problema è poi il ruolo proprio la tutela dell'infanzia, una sola commissione di garanzia che controlla una sola commissione, un aspetto consultivo come normalmente hanno tutte le commissioni, non c'è stato riconosciuto niente. Il problema è che appunto le commissioni poi diventano un mero una mera formalità in cui ti viene illustrata la delibera, tu porti le tue osservazioni, porti, ma non hai né lo strumenti per mettere in discussione, né tantomeno la possibilità. Pensate a Buccinisio, 34 abitanti. Sì, però noi siamo una città da 50.000 abitanti e dovrebbe essere la possibilità di votare per mandare una delibera in aula, perché non ci viene neanche richiesta. Mi chiedono. Perché io sono una di quelle che chiede verbale, io chiedo sempre, molto spesso si delibera un po' più, chiedo di votare per liberare per l'aula. Adesso io non so, dal punto di vista normativo è tutto stabilito dal regolamento e lo statuto, quindi dovete andare sempre a vedere il regolamento e statuto. Se il regolamento non c'è scritto, allora si va molto sulla prassi. E purtroppo, adesso non dovrei dirlo in un comune piccolo, però il problema è che più il comune è piccolo, più se già da noi, che è un mezzo stato, cioè il Comune di Torino ha un bilancio di 1,3 miliardi di euro, 12.000 dipendenti, cioè è un piccolo stato, con gli assessorati sono quasi dei ministeri, nella loro piccola. E già lì è difficile perché le prassi amministrative sono complesse. Un comune piccolo, e per me 50.000 abitanti è un comune piccolo, perché è piccolo, perché... Dipende da dove vedi, è un comune piccolo. Allora, le strutture amministrative stesse del comune, prima di tutto, molto spesso non sono formate. Chi arriva a fare il presidente di commissione, l'assessore, il consigliere comunale, eccetera, non sempre uno che ha una storia politica, neanche da noi, non parlano neanche italiano.
Ecco, quindi molto spesso si arriva a un livello di gestione della macchina amministrativa molto, molto leggera, molto light, e non si possono pretendere procedure molto, molto precise. Qui è il grande dibattito sul decentramento, sulle unioni di comuni, c'è tutta una parte che è della deriva, per cui Renzi eccetera non si è inventato nulla, perché le unioni di comuni sono già previste qui e non c'è niente di strano. La linea politica dovrebbe portare una selezione maggiore, perché non perché uno voglia ammazzare i piccoli comuni, perché un conto è mantenere i servizi sul territorio, un conto è l'organizzazione dell'amministrazione comune, ma sotto una determinata dimensione. Non è più, io facevo l'esempio davvero di Moncenise, 34 abitanti, ma voi pensate, anche in un comune di 50.000 abitanti, che dal mio punto di vista è piccolo, pensate a dover mantenere quelle dinamiche in un comune di 34 abitanti. Immaginate il consiglio comunale, il sindaco, le riunioni di giunta, le commissioni, come fanno a costituirsi le commissioni? E lì devi mantenere comunque una struttura amministrativa che formalmente, dal punto di vista formale, è identica a quella del comune di Torino, perché l'atto che le costituisce è sempre questo. Non c'è una 267 mignon per i comuni più piccoli, La 267 è unica per tutta Italia, che uno abbia un milione di abitanti o che ne abbia 34. È più piccolo o c'è inizio? È più piccolo come dire. La regione Piemonte, forse la provincia di Torino ha il record del comune più piccolo d'Italia, Cenisio, e il comune più grande d'Italia, non capoluogo di provincia, che è Moncalieri, se non sbaglio. E sono i due record italiani, del comune più piccolo e del comune più grande, perché gli altri sono capoluoghi di provincia. Mi chiedo che spero che a Moncalieri non ci siano 20 bambini o 10 un facente l'altro. Io comunque proverei a vedere la reazione, così per curiosità. Io fossi in commissione, se ne hanno, sapete che c'è, io vorrei che si votasse per vedere se, per se la commissione è d'accordo per deliberare per l'aula, per liberare per l'aula, quindi come registrano. Perché io farei così, anche solo per stuzzicare. Però scusami, tipo la verifica del numero legale, la chiedete in commissione, mai successo. No, quello è importantissimo invece, perché non c'è lì che si prende un certo di presenza. Il numero legale deve essere sempre verificato, perché bisogna verificare se ha diritto a gestire. Sì, poi una cosa che io vi consiglio. Una cosa che io vi consiglio sugli amministratori è tutta la parte del capitolo 4, status degli amministratori locali, la definizione, i doveri, articolo 78, doveri e condizione giuridica. Voi avete dei doveri. Sono dei diritti, perché vi ho parlato prima, avete dei doveri, quindi andatevi a leggere l'articolo dei doveri, permessi e licenze, credo che voi sappiate da tutti che cosa avete diritto, tutti quelli che sono eletti come consiglieri comunali hanno diritto sia ai permessi e alle licenze attribuiti, sia al rimborso delle spese da parte dei datori di lavoro. Quindi voi lo sapete questo, quando fate il consiglio comunale avete diritto alla giornata o alla mezza giornata. Se in orario lavorativo, oppure se sfocia oltre la mezzanotte. E per le commissioni avete diritto a determinate ore di permesso. Il consiglio comunale non è convinto come per le commissioni che sono messificate, se è diritto solo nel momento in cui c'è il consiglio comunale, non c'è più la giornata. Io per la spendere più mi sono aggiornato, ancora solo a più un'ora per il trasferimento, mezz'ora. Comunque avete questi l'ho trovato tutto normato, articoli 79, 80, 81 le aspettative, 82 le indennità, cioè questi sono articoli fondamentali che dovete sapere per i vostri diritti, perché voi dovete poter esercitare la vostra attività amministrativa, e per esercitare l'attività amministrativa la legge vi consente di avere determinati, non perché vi andiate a divertire, ma perché fate quello per cui siete stati eletti. No, sono più sulle commissioni per quello che è meglio, ma le commissioni permanenti quali sono? Non sono normate, sono normate dallo statuto e dal regolamento del consiglio comunale. Ogni comune stabilisce, nella Torino abbiamo 7 e loro ne hanno 2. Quali sono? Cioè, nel senso che praticamente quali possono essere? Per dire, faccio l'esempio di Torino, quello più complicato in assoluto, perché è praticamente.
esattamente come la regione. Noi abbiamo 8 commissioni permanenti, quindi che ci sono sempre, che sono la commissione 1 che è bilancio, quindi due temi importanti, bilancio, programmazione, personale e patrimonio. La commissione 2 che è urbanistica, tendenzialmente viabilità, che sono i temi più grossi. Poi abbiamo la commissione 3 che è commercio, la quarta commissione che è la sanità, la quinta commissione che è cultura, sport, istruzione e turismo, la sesta commissione che è ambiente, poi abbiamo la commissione pari opportunità, che è l'opportunità, la commissione che è quella a cui faceva riferimento lui quando leggeva su quell'articolo del 27 che è controllo di gestione che è in mano all'opposizione, che secondo me, per dire, io so che in regione Davide non era preciso, ma ha provato a inserirla, a ottenerla, non è detto che siano tutti d'accordo nel farla ottenere. Certo che avere una commissione consigliare in mano all'opposizione è molto importante, perché il presidente evidentemente è nominato dall'opposizione ed è uno strumento di controllo molto forte, quindi se non ce l'avete nei vostri vari regolamenti e statuti, però la legge lo stabilisce, la legge non sono i regolamenti e gli statuti, sì, no, però abbiamo delle commissioni, ma che comune, la tecnica, la commissione, ma che comune San Francesco Campo, quest'anno cultura, abbiamo pari tecnica, urbanistica. Si possono definire permanenti queste commissioni? Perché il discorso è questo, perché il suo statuto dice che devono garantire una determinanza, almeno una persona per ogni consigliare. Però in effetti non è così. Ci hanno fatto leggere delle commissioni di agricoltura dove solo uno delle minoranze. Aspetta, la commissione, no, la commissione di cultura è una commissione che questa dove è così come anche la commissione elettorale, dove è prevista che siano rappresentate tutte le forze politiche, ma è prevista che sia rappresentata la maggioranza. La commissione agricoltura è al di fuori di statuto eccetera, da noi sono previste, esatto, le 6 commissioni che noi chiamiamo permanenti, le 8 scusatemi, sono quelle 6 più la controllo di gestione e la pari opportunità che sono definite da statuto e sono proprio dette, la commissione 1 si occupa di questo. Poi lo statuto dice che si possono fare delle commissioni speciali, la commissione speciale non è rappresentata, nella commissione speciale non ci sono tutte le forze politiche, dipende da commissione a commissione, ad esempio. Questo non capire qual è la differenza. È definito, dovrebbe essere definito il statuto e il regolamento. Scritto è un bel problema, perché appunto le commissioni, secondo me le commissioni di cultura, le commissioni elettorale sono la paritetica, per esempio una paritetica perché abbiamo una scuola che è da comunale, no? Ecco, anche lì, almeno anche a Caselle, è presente, no, lì addirittura delle persone che non sono neanche consiglieri, che però sono indicate dalla maggioranza. Esatto. Ma sì, ok, però c'è anche uno della minoranza. Sì, però che non è una permanente, non è considerata una permanente. Dovresti vedere quale che è il dubbio? La paritetica. Dovresti andare a vedere la delibera con cui è stata istituita la commissione. Perché? Ci hanno dato, infatti a parte ci hanno dato una. Perché le commissioni permanenti praticamente non delibera. Da noi quando decidiamo di fare una commissione speciale, quella che noi definiamo speciale, si fa la delibera del consiglio perché è competenza del consiglio. Infatti ci hanno dato la delibera del consiglio dove c'è scritto che ci sono. Allora non è una permanente. Allora è giusto così. Infatti, perché qui nel vostro statuto, a differenza di Torino, non si dice quante commissioni ci sono e quali materie, non si dice. Si dice solo che nella prima seduta, dopo quella di insediamento, quindi la seconda seduta del Consiglio Comunale, o in quella successiva, la terza, quindi al massimo entro la terza seduta, il Consiglio Comunale approva la costituzione delle commissioni permanenti. E magari può dire, ne costituiamo una a fare generale per tutto. Dopodiché può dire, costituiamo una commissione speciale per l'agricoltura, una commissione speciale per un'altra cosa, e in questo modo bisogna andare a vedere. Non hanno specificato, perché per esempio abbiamo già votato, queste non hanno specificato fosse una permanente o fosse. Ci hanno fatto votare una, per esempio, quella urbanistica. Quella sarà permanente. Sono entrati in seguito uno per ogni. Anche la bilancio, come si chiama da voi, sicuramente permanente. Comunque dice che rappresentino con criterio proporzionale tutti i gruppi, quindi le commissioni permanenti sono rappresentate tutti i gruppi, qui lo saluto dice così. Cioè io dico, però
per logica, tendenzialmente le commissioni permanenti sono quelle che ci sono indipendentemente dalla fine del mandato, per dire, le nostre commissioni speciali, quelle in cui non ci sono tutti i consiglieri, tutte le forze di consiglio rappresentate, hanno una scadenza e decadono tutte quando cade il sindaco. Quindi teoricamente, se nel primo atto che avete fatto sono solo le commissioni, viene a dire così per deduzione, sono solo le commissioni tematiche, dovrebbero essere quelle permanenti. Non lo so, però andare a prendere l'atto del Consiglio Comunale. Con cui è nata la commissione. E vedere se l'atto del Consiglio Comunale, questo è un classico caso, vedere se l'atto del Consiglio Comunale confligge eventualmente con la sua non c'è ancora un regolamento della commissione agricoltura. Non esiste il regolamento della commissione. Dovrebbe essere nata. Allora, la commissione speciale nasce su una delibera di consiglio. Quindi dovreste vedere quella commissione da cosa è nata. Se è una commissione speciale, ci sarà una delibera che il Consiglio dice: al di là della commissione urbanistica, vorremmo istituire una commissione, per dire, da noi c'è quella dell'antimafia, perché in questo momento ci sembra importante lavorare su approfondire l'antimafia. In questa commissione ci mettiamo 5 membri, di cui 3 di opposizione e 2 di maggioranza. Magari i gruppi consigliari sono 10, non tutti verranno rappresentati. Quindi dovrebbe esserci una delibera, ma il comune non funziona così, per cui tutte le commissioni ma anche speciali. Il verbale, ci deve essere un verbale della vostra in quella seduta in cui viene detto. Le commissioni sono 2, una, la prima e la seconda. In queste commissioni ci vanno i consiglieri A, B e C, nella prima D, E, F nella seconda, appunto. Dal punto di vista ci vuole un verbale che dica questo. Se poi hanno fatto qualcosa che confligge con lo statuto, questo è il classico caso in cui il consigliere comunale alza la manina. Che cosa vuol dire alzare la manina? Prende carta e penna e scrive: caro segretario comunale, in data il consiglio comunale ha assegnato alle commissioni i seguenti rappresentanti, non rispettando l'articolo 5,2, il quale dice che i consiglieri comunali rappresentano complessivamente tutti i gruppi, perché noi non siamo rappresentati. Si attendono provvedimenti da parte sua, arrivederci, stia bene, e via si manda. Perché quello che fa sempre fede in tutti i comuni è questo, lo statuto, che ovviamente questo è molto più snello, molto più leggero. Poi si può anche chiedere un'interpretazione, cioè nel senso, il segretario generale è anche quello che dovrebbe interpretare, quindi quando ci sono delle cose lì che sono nel grigio, la persona a cui chiedere è il segretario generale, chiede l'interpretazione che tra l'altro, essendo scritta, poi diventa prassi, certo, in modo ufficiale. Comunque fate attenzione, perché appunto la commissione agricoltura penso che sia una commissione speciale, particolare come la commissione elettorale, perché generalmente è formata dal sindaco, da un rappresentante della maggioranza, un rappresentante della minoranza e un rappresentante per ogni organizzazione degli agricoltori. Ah, però un po' particolare. Sì. Perché appunto il compito del comune è dare, però sono leggi speciali, dare la qualifica di campo, di commissione elettorale è normata per legge, infatti è scritto qui come viene composta, quindi lo statuto lo può derogare. Non può derogare. Sì, la commissione elettorale è una cosa ancora a parte. Ci sono altre domande? No. Quanto ci vediamo? Interessante rivederci periodicamente per questo video. Portate in casa i particolari. Prima quelli di Settimo dicevano: hanno il consiglio per il bilancio a settembre. Il bilancio è da approvare al 31 luglio. Sì, ma ci sono. Allora, sì e no. Il bilancio, il problema è questo: bisogna prima di tutto vedere le proroghe del ministero. Ad oggi, magari non è ad oggi è 31 luglio. Torniamo a quello che dicevamo prima: il testo stabilisce che se uno non approva il bilancio entro la data stabilita, che cosa succede? Il prefetto interviene e nomina un commissario ad acta. C'è una terza via, che secondo me è quella che hanno adottato loro, che è la possibilità di stare entro, se fanno una delibera di giunta. Sì. Una delibera di giunta, sì. Però io non l'ho mai visto, magari in un video lo fanno, però la legge, cioè, 31-12, teoricamente, Roma dice potete derogare a tutti i comuni, potete arrivare al 31 luglio, quindi esercizio provvisorio automaticamente fino al 31 luglio, per cui il comune può spendere il 12esimo, perché sennò teoricamente non potresti neanche spendere senza il bilancio previsionale, no?
se la giunta entro il 31 luglio, se, vado a memoria, però mi sembra che ci sia questo cavillo, questo me lo sentacco. Sì, stavo cercando fanno, da qualche parte. Fanno un atto in cui dicono che vanno in provvisorio ancora per 60 giorni, possono approvare bilancio 60 giorni dopo. Però è praticamente l'esercizio provvisorio all'interno del provvisorio può essere al massimo 60 giorni dalla scadenza fissata da Roma. E lo fanno di giunta o non di consiglio? Di giunta comunque. Una delibera di giunta che non so, probabilmente passa dal consiglio.